Cari amici di Visione TV, ben ritrovati. Oggi parliamo di cultura assieme alla dottoressa Anna Sclerova. Benvenuta. Buongiorno Buongiorno. a lei e grazie di aver accettato il nostro invito. Anna è un'insegnante madrelingua di russo, con oltre 20 anni di esperienza alle spalle. È originaria della città di Saratov, nella Russia europea meridionale, e vive in Italia ormai da tempo. Tiene un corso online su YouTube che si chiama Lingua russa in pratica, e che ha una peculiarità. Nelle lezioni si dedica spazio non soltanto agli aspetti grammaticali, linguistici dello studio, ma anche a quelli culturali, che caratterizzano i popoli di area ex sovietica da un lato e dall'altro quello italiano. Quando noi andiamo a conoscere una persona che viene da un altro paese, infatti, spesso tendiamo a dare per scontato che pensi come noi, soltanto in un'altra lingua, come in una sorta di paradossale pregiudizio al contrario. Invece non è così, perché ciascuno di noi ha degli aspetti mentali impliciti, subconsci, molto intimi. Dottoressa, ci può spiegare innanzitutto che cosa si intende con il concetto di mentalità nazionale e in che modo la vostra è influenzata dal fatto che la Russia è uno spazio geografico gigantesco, aperto, privo di veri confini naturali? Quando parliamo delle mentalità, noi di solito intendiamo un insieme di concetti, di idee, di qualcosa che ci ha imposto la società. Non è una cosa che abbiamo noi, una cosa nostra individuale, basata sull'esperienza di vita, ma un insieme di qualcosa che sin dalla nascita, dai primi giorni di vita, abbiamo sempre avuto diciamo, con la cultura, abbiamo assorbito insieme a tante tante cose nella vita. Tutto attorno a noi. E questa mentalità, diciamo, se la confrontiamo, la mentalità dello spazio post-sovietico e la mentalità dell'Europa occidentale, compresa l'Italia, c'è una differenza abbastanza importante, direi, proprio legata, secondo me, io essendo un insegnante di lingue, ho anche studiato molto la storia, perché in Russia è importante conoscere la storia se devi insegnare lingue. E quindi noi spesso parliamo della geografia e della storia. Quindi la Russia ha una vastità di metri quadri, di un terreno diciamo che è enorme, mentre se parliamo dell'Europa occidentale, neanche dell'Italia, ma proprio dell'Europa in generale, qui si tratta, diciamo, di storicamente è sempre stato uno spazio molto più compatto, molto più concentrato, sia come la popolazione sia a livello culturale. E questo, secondo me, incide moltissimo, proprio come appunto dal punto di vista della geografia. E poi, man mano che i popoli e le civiltà si sviluppavano, questa cosa si accentuava sempre di più, per come la vedo io. E qual è la differenza fra il concetto di conformità alla legge da un lato e dall'altro quello di giustizia sociale? E anche questa è una cosa, diciamo, perché la conformità alla legge, come l'ho chiamato nel mio video Cultura Russa su YouTube, la conformità alla legge è un'espressione molto grezza, solo per indicare il concetto del diritto in Europa, nella mentalità europea. E qui si tratta prevalentemente della storia di come si è sviluppato il diritto, che adesso non entro nei particolari, diciamo soltanto che in Russia, non essendoci stata la stessa storia, diciamo, il diritto si è sviluppato in un modo completamente diverso. Adesso vi do gli esempi. C'era sempre stata, prima che arrivasse l'Orda d'Oro, diciamo il canato dell'Orda d'Oro, Zlatая Orda, c'era sempre stata pochissima distinzione, suddivisione tra le funzioni lavorative di pace e di guerra, cosa che in Europa invece è avvenuta molto presto, ancora parliamo di prima del Medioevo. Questa cosa ha caratterizzato anche, diciamo, un carattere più democratico dello sviluppo della società nella Russia antica, okay? Era molto più democratico. Siccome in Russia c'era l'assenza di frontiere naturali, non c'erano i confini della frontiera della steppa, la chiamano tra virgolette, la frontiera della steppa non esisteva. Quindi tutti i popoli nomadi come i Kazari, i Pecenieghi, i Polovtsi, quando arrivavano nessuno li fermava. E noi stiamo parlando delle orde, diciamo, di quantità enormi. Di popoli, erano centinaia di migliaia, non bastavano.
queste unità militari nelle città russe per difendere da tutti questi popoli nomadi, e ci voleva l'intera popolazione della città armata. Quindi noi qui già parliamo, diciamo, di questa ognuno era sempre armato perché viveva sia nelle condizioni di pace sia nelle condizioni di guerra. E d'ora in poi era sempre, diciamo, è sempre andato avanti così, c'era molto terreno libero e i contadini avevano sempre dove fuggire dai governatori, cosa che in Europa non era mai avvenuta. Infatti, anche parlando di Robin Hood, che ha avuto questo litigio con, adesso parlando dell'Inghilterra, con lo sceriffo di Nottingham, perché appunto ha tolto le foreste dai popoli. In Italia queste cose sicuramente sono avvenute, anche che adesso non mi vengono in mente, però giusto come un esempio questo può essere. Per l'Europa occidentale questo valeva assolutamente in quei secoli. E diciamo, questa cosa già ci divide moltissimo, quindi questa frontiera della steppa che non c'era, ha portato anche a un rallentamento diciamo, nello sviluppo delle classi. In Europa le classi sociali si sono formate molto presto, in Russia no, e anche per questo noi abbiamo sempre avuto una società leggermente più, adesso io uso la parola democratica, ma forse non sarebbe proprio, perché è una parola talmente battuta, usata tutti i giorni, che comunque per dire che da noi il confine tra le classi storicamente per molti secoli è sempre stato molto più ambiguo, forse, o comunque meno accentuato. E questo si riverbera in qualche modo anche al giorno d'oggi, perché nel video che ha citato fa quell'esempio molto divertente secondo me del fatto che quando i russi viaggiano in questi spazi enormi possono prendere le pannocchie dai campi di grano se ne hanno bisogno, non è mal visto, no? In questo senso c'è la differenza rispetto al senso di conformità alla legge che magari prevale nella mentalità italiana o europea. Proprio questa cosa, che non è solo in Russia, parliamo dello spazio post-sovietico, perché persino, e non solo, lo spazio post-sovietico si intendono sia le 15 ex repubbliche dell'Unione Sovietica, sia i paesi adiacenti che erano comunque facevano parte del campo sovietico. E quindi sì, questa cosa la troviamo oggi in diversi paesi, anche se ovviamente non dobbiamo confondere la Russia, diciamo, comunque le mentalità slave, la mentalità slava in sé genericamente parlando, e le mentalità dei paesi del Mar Baltico, per esempio, le tre ex repubbliche sovietiche, che sono parecchio diverse, sono molto più europeizzate, diciamo, hanno uno stile di vita leggermente diverso, però ha influito anche loro. I 70 anni della storia dell'Unione Sovietica, ovviamente. Nel Caucaso stessa cosa, poi abbiamo anche le cinque repubbliche nell'Asia, diciamo, Srednia Asia, la chiamiamo anche la stessa cosa, e qualche cosina della mentalità loro, una parte è molto simile a quello che abbiamo anche noi, come parte della nostra mentalità, e qualche cosina invece è proprio loro, perché comunque è l'Asia e sono molto più orientali rispetto a noi. Però sì, questa cosa anche delle pannocchie del mais, giustamente come un esempio, sì, e ce ne sono tanti, che però non significa assolutamente che c'è qualcosa che accade che è fuori legge, assolutamente no. E forse potrei usare questo, citare un termine che nella Russia di oggi esiste, un così chiamato potere autosoggettivo sovralegale, che appunto si è formato con la storia, sempre con il passare dei secoli, non essendoci stato questo diritto sviluppatosi come nell'Europa occidentale. Noi abbiamo sempre avuto un modo di gestire più di famiglia, perché persino le, diciamo, in Europa i litigi si risolvevano in un modo più politico, a momenti i governanti possedevano questo modo di fare più a livello politico, tra virgolette, mentre invece i governatori nella Russia antica, ed ora in poi anche parliamo di Pietro il Grande, Piotr Aleksejevich e di tanti altri governatori, hanno sempre gestito diciamo tutte le faccende della nazione come una famiglia, come geologicamente parlando, il diritto da noi anche si è sviluppato in un modo un po' diverso, e questo termine, proprio il potere autosoggettivo sovralegale, definisce molto bene questa cosa, diciamo. Cioè, se ho capito bene,
il potere autosoggettivo sovralegale è un concetto condiviso in base a cui l'esempio concreto che abbiamo fatto, la persona che ha fame, ha bisogno di mangiare qualcosa e facendo un viaggio prende una pannocchia da un campo di grano, anche se questo è contro la legge, ha la consapevolezza di non fare niente di male, perché nella vostra mentalità è giusto che la persona abbia accesso, magari anche il proprietario del campo di grano può chiudere un occhio. Sì, proprio questa cosa qua, proprio la parola legge stessa ovviamente esiste, ovviamente c'è, noi abbiamo tutto il sistema sia legislativo, giuridico, sia politico, diciamo, ci sono tutti questi concetti anche nello spazio post-sovietico, però quando parliamo della realizzazione di questa legge in pratica, che cosa accade, per come la vedo io, di nuovo? Siamo un popolo molto disciplinato che però conosce questo concetto della giustizia sociale. Se non occorre che tutto questo mais sia proprietà del gestore, diciamo, del proprietario di tutta quella podestà o di tutto quel campo, sa che va benissimo prendere anche una decina di quelle pannocchie, o adesso è un esempio molto grezzo, così molto, diciamo. Un esempio molto semplice, però solo per dire, persino il proprietario stesso lo sa e lo lascia fare. Quindi sono tutte cose che vanno avanti così anche negli altri ambienti della vita e tutti sono contenti, si può dire. Poi ovviamente anche in Russia, come ovunque, ci sono sempre o dei litigi o delle altre cose, ma da noi funziona in questo modo, quindi che la legge c'è, la legge esiste, ma c'è anche la giustizia sociale, che è una cosa parallela. Perché si chiama sovralegale questa cosa? Perché sopra la legge c'è un altro sistema di valori, dei concetti. Anche questa cosa influisce molto sul comportamento di tutti i giorni delle persone, in meno grado o in più grado, perché dopo dipende molto dalle città. Quando ci spostiamo verso Mosca o San Pietroburgo, comunque le due città già molto europeizzate, la mentalità si sposta notevolmente verso il modo in cui si pensa in Europa, sempre nell'Europa occidentale, adesso parliamo. Se ci spostiamo nelle città più piccoline, già da 1 milione di abitanti in giù, diciamo, queste per noi sono città medie e piccole, lì cominciamo veramente a vedere un comportamento parecchio diverso, ma non più strano, non più fuori legge. No, c'è questa esistenza parallela dei due sistemi di valore, la giustizia sociale e la giurisprudenza pura, vera e propria. È molto importante per voi il sistema di valori all'interno della società, è qualcosa di molto sentito dalla popolazione? Sempre è molto individuale, dipende dalla persona, perché il sistema di valori ognuno lo acquisisce un po' con l'esperienza di vita, un po' perché abbiamo la cultura, abbiamo il nostro cinematografo che è molto ricco e che è disponibile su internet in libero accesso, almeno fino a qualche anno fa. I diritti d'autore in Russia, diciamo, non è che non esistono, però. Confrontando con il concetto del diritto d'autore in Europa, eccovi un esempio, è molto meno accentuato. Noi il diritto d'autore per tutto quello che è stato fatto con l'Unione Sovietica non ce li abbiamo, quindi tutti i film degli anni 60, 70, 80, 90 sono disponibili su YouTube in libero accesso. Poi il discorso se uno li vuole vedere con i sottotitoli, per esempio, per capire da fuori, dall'estero, è un'altra cosa. Però su YouTube trovate veramente di tutto. Stessa cosa anche la musica e tutti gli ambienti culturali, di scienze, di educazione, di tante cose. Di istruzione. Noi diciamo questo sistema di valori molto spesso è improntato su un qualcosa in cui si vive, soprattutto se non si viaggia molto, se si vive solo in Russia, abbiamo sempre questi concetti molto radicati nel nostro comportamento, nel nostro modo di pensare, come pure accade anche in Italia, se qualcuno non viaggia, non legge, diciamo, libri, sempre cercando di ampliare il proprio sistema di concetti, di valori, di conoscenze sul mondo, più o meno avrà sempre un sistema di valori molto, non dico limitato, ma comunque molto più stretto, più piccolino rispetto a chi viaggia, a chi vede come vivono gli altri popoli nel mondo.
A questo proposito, in Italia girano alcune voci sui russi. Una di queste è che per voi è molto importante la cultura in senso alto, non solo in senso antropologico, e in particolare che c'è un'identificazione con la vostra letteratura, con i vostri romanzi, è vero? Questo in parte sì, è vero, assolutamente. Sempre meno russi leggono, e questa è la tendenza degli ultimi decenni, dell'ultimo decennio di sicuro, come in tutto il mondo. Anche in Italia si legge di meno oggi, ma comunque se confrontiamo le percentuali di chi legge in Italia e chi legge in Russia, decisamente in Russia si legge molto di più oggi. Soprattutto le persone dai 40 anni in su hanno ancora l'abitudine di leggere, e io proprio non dico adesso che alcuni popoli sono meno ignoranti o più ignoranti, no, non vorrei proprio usare questa parola. Proprio qualche giorno fa ho sentito una persona qui in Italia, italiano, che mi ha detto che ha l'abitudine di leggere 3 libri al mese. Quella percentuale in Italia sono molte persone che leggono 3 libri al mese, ma rispetto alla Russia forse un po' meno, perché da noi, anche se si entra, un esempio, se si entra nella metropolitana, ormai le foto della metropolitana russa si sono diffuse un po' ovunque su internet, sul web, e voi trovate praticamente tutte le persone o con un libro cartaceo o con un libro elettronico o con le cuffie, ma non perché ascolta la musica, perché ha un audiolibro, perché proprio la cultura degli audiolibri da noi è molto sviluppata. Ce ne sono diverse versioni dello stesso libro, soprattutto i classici, e si possono trovare tranquillamente gratis, perché si scaricano, si ascoltano direttamente online, oppure si possono scaricare e usare sempre senza violare nessuna legge, perché da noi la letteratura è uno dei valori che devono essere facilmente accessibili, sia i classici sia gli scrittori moderni, che ce ne sono tanti. E quindi sì, direi che ci sono ovviamente i bambini che non amano studiare a scuola, sto parlando della letteratura, e non vogliono leggere i libri, i romanzi, dei classici, come ovunque, insomma, noi abbiamo tutti i tipi di persone ed è assolutamente naturale, è una cosa normale, è una società come tutte, però la letteratura da noi ovviamente ha un valore molto importante, forse nella cultura in generale del popolo. Un'altra cosa che mi ha colpito della sua lezione è il punto in cui si dice che esistono popoli come quelli europei, occidentali, che hanno un atteggiamento soprattutto individuale e altri popoli che hanno un atteggiamento collettivo. In qualche modo il popolo russo e più in generale quelli di area ex sovietica incarnano entrambe le mentalità, entrambi questi aspetti. In che senso? Sì, è vero, è un'altra di quelle cose che ho detto anche nel mio video sulla cultura russa, perché se noi ci spostiamo verso l'Oriente troveremo invece un modo di lavorare, di fare qualsiasi cosa molto collettivo. Non parlo di oggi, perché gli ultimi 10, 20, 30 anni con il fatto che c'è questo globalismo sono cambiate molte cose, ma io parlo appunto della mentalità che si basa sui secoli e secoli della storia del popolo o dei popoli. E nell'Asia invece noi troviamo il modo di fare collettivo, quando i fiumi fuoriuscivano e era impossibile, diciamo, gestire le cose in una famiglia o in un piccolo paesino, diciamo, con le forze delle persone che c'erano, ma ci voleva veramente ci volevano molte forze, molte mani da gestire, sia l'agricoltura sia molte altre cose, e quindi là il collettivismo, l'Europa individualismo, appunto per le questioni climatiche, le questioni naturali. Se ci spostiamo verso la Russia, o comunque adesso il basso piano sarmatico in generale, Vostochna Europeiska Ravnina, quindi nel basso piano sarmatico, noi troviamo queste cose un po' mischiate, perché siamo sempre stati individualisti, ma non era possibile sopravvivere sempre per via dei popoli nomadi che arrivavano da noi numerosissimi, e c'era questa steppa sconfinata e non c'erano né monti come le Alpi, né il mare come appunto l'Italia, uno stato peninsulare circondato dai mari, dove è difficile arrivare con una flotta enorme e conquistare tutta la penisola, è difficile anche attraverso le Alpi, diciamo, quindi
scendere con un esercito molto grosso. Adesso sto confrontando l'Italia e la Russia, ma in Russia invece non essendoci stati questi confini, noi abbiamo sempre dovuto in alcuni momenti della storia, a volte anche spesso, alcune volte al mese forse, parlando sempre prima del Medioevo, durante il Medioevo e anche dopo, ci voleva, diciamo, bisognava radunare tutte le forze. E lì partiva, diciamo, il modo di pensare collettivo, è un individualismo collettivista in questo senso. E le radici sono sempre nella storia, per come lo vedo io, perché non stiamo parlando di una mentalità nata adesso, pochi decenni fa, stiamo parlando di qualcosa che si basa un po' anche sulle fiabe, e le fiabe nascono alcuni secoli fa, e, un po' su un patrimonio culturale che si radica, diciamo, che risale a moltissimo tempo fa, quando c'erano queste cose e che hanno durato per molti secoli, sempre le stesse condizioni. Ed è tuttora molto sentito. Infatti, sì, ancora oggi noi persino nei film moderni, nelle canzoni, anche nelle poesie, che ne so, nella letteratura, in qualsiasi cosa, adesso parlando della cultura, vediamo. Ci sono dei piccolissimi residui qua e là di un qualcosa che risale a molti secoli fa, che ormai non si percepisce più perché chi vive la quotidianità e non ci fa caso, non si concentra più di tanto, gli sembra tutto, diciamo, tutto nella norma, tutto naturale, eppure ci sono alcune cose che magari non si accorge, risalgono appunto a una storia millenaria delle volte. Un'altra cosa che si dice è che i popoli russi, i popoli dell'est europeo, dell'area ex sovietica, hanno un rapporto particolare con la natura e con la spiritualità, con lo spirito, diverso da quello che abbiamo in Italia. È vero? Lei percepisce questa differenza? Sì, qui è un po' più difficile forse parlare perché lo conosco, lo so, la sento sulla mia pelle per essendo nata e cresciuta lì in Russia, però è un discorso non tanto facile da descrivere, da discutere. Qualche cosa, il rapporto con la natura, da noi forse, non lo so, non saprei, è più intimo in un certo senso, anche in Italia, diciamo, ecco, l'ho trovata, adesso penso di sapere come spiegarla. Essendoci stato meno terreno in Europa, in Italia, c'è stato lo sviluppo tecnologico, mentre in Russia questo sviluppo tecnologico non è mai partito nelle quantità come lo era in Europa. E quindi qui noi al giorno d'oggi troviamo molte tecnologie, molti aspetti della vita robotizzati o automatizzati, mentre in Russia moltissime cose ancora le fanno le persone con le proprie mani, non sono robotizzate. Anche questa cosa influisce molto, perché in Russia le persone molto più facilmente scendono sui campi, diciamo, a lavorare le famose dace, le case estive, che comprendono spesso gli orti, i giardini, che costano pochissimo acquistarle, sono seconde case, ma solo estive, perché in inverno non ci si vive spesso, non sempre, ma spesso. E quindi moltissime famiglie in Russia, in tutta la Russia, soprattutto la parte europea, hanno questa dacia, la seconda casa, ci vanno soprattutto in estate diverse volte alla settimana o solo nel fine settimana, e si rimangono a contatto con la natura, e che ne so, hanno i loro ravanelli, pomodori, piselli, fanno le cose un po' così, oppure il giardino, i meli, eccetera. E qui il rapporto con la natura decisamente lo noto rispetto alla società in Italia, forse un po' più ampio, perché in Italia avere un orto è diventata una cosa forse piuttosto caratteristica delle persone un po' più su di età, o comunque chi ha voglia di lavorare con la terra, di fare l'orto. La stessa cosa riguarda la spiritualità, forse, perché la spiritualità ha a che fare moltissimo con la natura, più si sta a contatto con la natura, e non si tratta delle passeggiate nel lungomare o sulla battigia, non si tratta delle passeggiate, diciamo così, nei parchi, si tratta proprio il contatto della con la natura prolungato, quando stai lì per ore, diversi giorni in fila.
a vivere, diciamo, sempre in mezzo agli alberi, così c'è la tua casina di legno, quello che è la dacia, adesso sto dicendo. In Italia questa cosa non la vedo, sinceramente, la vedo in una misura molto minore. Purtroppo, mi piacerebbe vederne di più, sinceramente, perché la natura cura, la natura fa una cosa sia all'anima, sia alla salute in generale, che non è da sottovalutare. Forse in Italia questo tipo di legame con la natura, con la terra, si trova per lo più nelle zone di campagna, ma nelle città si è andato perdendo. C'è anche in Russia questa differenza fra città e campagna. Assolutamente, sì, questo è vero. In Russia la città, chi vive in città, se ha appunto questa seconda casa, la casa estiva, ovviamente dopo va in campagna perché la casa estiva si troverà in campagna, ma chi proprio vive in campagna, la loro mentalità cambia ancora di più, ancora verso questo nucleo proprio della mentalità tipica russa, si può dire. E loro non, se vivono a molte centinaia di chilometri dai centri abitati un po' più grandi, ovviamente fanno più fatica anche a capire come si vive nelle città, lo vedono alla televisione, magari se c'è il segnale, tra l'altro. Però si accentua moltissimo anche la differenza tra la città e la campagna in questo senso. E quali sono nella vita quotidiana di ogni giorno altre differenze che l'hanno colpita stando in Italia e che colpirebbero me, per esempio, se io andassi in Russia, non so, quando prendo l'autobus, quando faccio un gesto di tutti i giorni che mi sembra normale e magari stando lì scoprirei che così non è? Beh, ci sono diverse cose, ormai lo shock culturale l'ho già vissuto diverse volte, molto tempo fa quando mi sono trasferita in Italia e ho cominciato a vivere qua. Però forse potrei dire che cosa stupisce gli italiani che vanno in Russia, perché a parte il freddo invernale, ma se si spostano in estate verso la Russia, molto spesso un po' li colpiscono i trasporti pubblici che sono veramente molto diffusi, pochissime rispetto all'Europa dove noi troviamo 2 o 3 macchine per famiglia, oggi magari un po' meno, sempre visti i tempi che corrono. Però in Russia l'usanza di avere una o 2 macchine per famiglia c'è solo nelle città grandi, non nelle città più piccoline, ci si sposta esclusivamente con i trasporti pubblici. Un'altra cosa che può colpire un italiano che va in Russia, appunto, possono essere le dimensioni delle città, perché non avendo appunto il limite del territorio, del terreno, noi abbiamo le strade molto larghe, le piazze gigantesche, poi che ne so, anche in genere un mio conoscente diceva: sono arrivato a Yekaterinburg, quello che gli italiani chiamano Yekaterinburg, che si trova negli Urali, e da lì si vede praticamente la Siberia. Ha detto: siamo saliti su un monte, io ho visto una foresta sconfinata che non avrei mai visto in Italia, proprio una pianura, ma tutta foresta. Questa era la Siberia che lui ha visto e è rimasto veramente meravigliato. Questa cosa qua, diciamo. Grazie, è stato veramente interessantissimo questo scambio. Io le chiedo se c'è qualcosa che vuole aggiungere prima che ci salutiamo e se magari ci insegna a fare un saluto in russo anche per il nostro pubblico. Certo, sì. Io vorrei aggiungere soltanto questa cosa che noi dobbiamo un attimino, delle volte, dimenticare le cose che ci dividono e pensare piuttosto a qualcosa che ci unisce, perché noi alla fine siamo tutte persone umane che vorrebbero vivere una vita felice e bisogna cercare in ogni momento della vita quotidiana innanzitutto questa felicità, anche nei rapporti con le persone di altre nazioni, altrimenti la felicità non si troverà mai per nessuno. Questo secondo me è molto molto importante. Parlando della mentalità delle nazioni, comunque si arriva sempre al punto in cui noi dobbiamo cercare quello che ci unisce. E per quanto riguarda il saluto, io potrei suggerire qualcosa di molto semplice che moltissimi conoscono, tra l'altro il famoso arrivederci, che persino a chi non parla il russo lo ha sentito, questo do svidaniya, che significa arrivederci, appunto, no? Come un saluto per congedo quando si va via, do svidaniya.
Da svidanie, così. Esatto, sì. Grazie mille, allora, è stata gentilissima, a presto. Okay, grazie, arrivederci. Arrivederci. Io ringrazio e saluto anche voi, vi ricordo come sempre che Visione TV ha bisogno del vostro aiuto, voi potete donare tramite bonifico oppure tramite PayPal, i numeri sono quelli che vedete in sovraimpressione, o ancora potete andare su www.visionetv.it e sottoscrivere un abbonamento. Grazie e alla prossima!